E siamo onorati come sempre, visto che godiamo del prestigioso patrocinio delle Lega Nazionali Dilettanti della Toscana, di avere qua ospite anche nell'ultima puntata di questa stagione sportiva il presidente Paolo Mangini. Ciao presidente. Buonasera a tutti, buonasera, grazie dell'invito. Allora, grazie a voi soprattutto, anche perché ho visto tanti tuoi collaboratori. E nella finale di sabato a Santa Croce, appunto, volevo ricordare anche due numeri, o le vuoi dire te, perché sono importanti queste cose. 698 spettatori alle due strade, 403 a Santa Croce, 41 giornalisti accreditati e 7 operatori televisivi complessivamente nei due stadi. Una bella immagine per una ripartenza vera e duratura. Tanti ti hanno giustamente dato credito perché la tua volontà e di quella del Comitato della Toscana è stata importante per portare due squadre in Serie D, Poggibonsi e Cascina. Certo, diciamo che è stato un lungo percorso, non sempre facile, iniziato quando, diciamo, la prima videoconferenza che feci con tutte le squadre di eccellenza era il 25 di gennaio e poi da quella data lì, poi con tutte le varie difficoltà che si sono susseguite, poi, insomma, però siamo arrivati in fondo, credo che quell'immagine che io ho dato numericamente. Io auspico che sia veramente una cartolina, uno spot per il calcio dilettantistico, cioè rivedere sugli spalti 700 persone alle due strade, più di 400 a Santa Croce sicuramente è stata una bellissima immagine, credo, che spero, anzi auspico che sia la normalità da settembre in poi. Ecco, noi credo che veramente questa sia stata proprio la prova e diciamo, la vera di partenza, una finale, due finali, tanti spettatori che non si vedevano ormai da un anno e mezzo, quindi noi siamo molto contenti, abbiamo avuto anche molti riscontri positivi, ringrazio veramente anche la stampa che ci ha dato molto spazio, ma non tanto a noi quanto al calcio dilettanti. Cioè, è tutto un movimento che è importante, soprattutto importante anche ricordare che ci sarà questa finale di Serie C, calcio a 5 femminile fra Cuspis e Futsal Pistoia, purtroppo a porte chiuse, ma in diretta su Facebook, organizzata direttamente da voi, giusto? Esatto, e comincerà tra poco, alle 9:30, quindi sarà l'ultimo atto, diciamo così, di questa stagione sportiva, perché le due società, anche loro, hanno fatto il campionato apicale, cioè quello di interesse nazionale, e insomma, mi dispiace che non sarà possibile avere il pubblico, perché sarebbe stato più complicato all'interno, insomma, però la possibilità di vederla c'è, abbiamo ormai imparato tutti ad utilizzare le dirette streaming, quindi anche in questo caso ce la possiamo fare. Due parole sul settore giovanile che tanti ci stanno mandando i messaggi, non c'ho il tempo per leggerli tutti, Paolo. Allora, io ho fatto una dichiarazione l'altro giorno, è stata messa sui comunicati, hanno ripreso molti organi di stampa. Allora, sul settore giovanile, a questo punto la proposta che il comitato aveva fatto insieme a tante società, quella dell'Under 18 per il 2004, sembra veramente arrivata in porto. Quindi questa è già una novità importante perché darà modo ai ragazzi del 2004 di confrontarsi anche per un altro anno fra di loro per completare il loro percorso formativo. Ed è chiaro che se il 2004 farà l'Under 18, tutte le categorie scaleranno di un anno, quelle del settore giovanile, come normalmente succede. Quindi io spero che in Toscana ci siano molte richieste, molte adesioni a questo nuovo campionato, che tra l'altro dovrebbe prevedere anche una fase nazionale, oltre a diciamo, un incentivo sportivo che noi daremo, che è quello che la vincente finale di tutto il campionato avrà un posto, cioè avrà l'attribuzione di un posto negli juniores regionali della stagione E 2022-2023. questo è importante, molto bello, molto importante. C'è un po' di polemica invece sulle quote dei ragazzi e soprattutto dalla prima categoria, abolite le quote dei giovani. Quest'anno l'abbiamo dovuto abolire, ma non l'aboliremo per Ah, sempre. È stata ecco. una Chiariamo richiesta. questo passaggio che è importante perché tanti No, messaggi si volevano sapere questo. allora, noi sulle quote per eccellenza e promozione avevamo chiesto e abbiamo ottenuto che rimanessero quelle dell'anno scorso,
Noi l'anno scorso c'era 2000, 2001, 2002, noi abbiamo tolto 2000 perché ormai insomma sono già ragazzi grandi e abbiamo lasciato 2001-2002. In prima categoria c'era il 99, ora non potevamo lasciare un'altra volta il 99, non potevamo mettere una quota nuova perché vorrebbe dire, pronto, mi sentite? Sì, prego, Pronto? prego. Ah, ecco, mettere una quota nuova voleva dire quest'anno dare un'ulteriore incombenza economica molte volte alle società. Quindi abbiamo ritenuto opportuno che per quest'anno in prima categoria si potesse fare a meno, ma solo in una fase contingente, Certo. dovuta a questa, diciamo, contesto. Quindi non potevamo lasciare il 99 perché il 99 c'ha 23 anni, sono anziano, 20, non è più una cosa. Quindi non potevamo metterne un'altra perché voleva dire alle società di attivarsi per andare a prendere, non ce l'aveva. Quindi per quest'anno facciamo in questa maniera. L'anno prossimo, ovviamente, speriamo proprio di rimettere la quota in prima categoria. E questo è molto importante chiarire questo punto perché veramente tanti messaggi volevano avere questa chiarezza. Tra l'altro, volevo mandare ora delle immagini di un convegno sull'etica del settore giovanile del 2015 che era, se non sbaglio, il Rotary di Santa Croce Fucecchio. Ecco qua le immagini dove eravamo insieme, caro Paolo, non so Vabbè, se me lo te lo ricordo ricordi, a Villa benissimo, me Sonnino lo ricordo. stanno girando le immagini anche con il generale Coletta che era il responsabile della Lazio a quel tempo, il settore Esatto, giovanile. Un mi bel ricordo convegno che è benissimo. molto importante lanciare questi messaggi. Mi ricordo benissimo la serata, tra l'altro molto gradevole, e un convegno che facemmo lì al castello, mi ricordo Sì, alla Villa villa, Sonnino, sì. Villa Tonnino, cioè eravamo insieme, e questi convegni, secondo me, dove si parla di cose concrete del settore giovanile dovrebbero essere forse più frequenti. Allora, so che te devi andare poi a questa finale, noi ti Davvero? ringraziamo, ringraziamo tutto il comitato, ho salutato tanti consiglieri e vicepresidente anche Bruno Pernigoni che era proprio vicino a me in tribuna e credo che noi ci abbiamo messo tutto per onorare al meglio il vostro patrocinio con questa trasmissione, fammelo dire questo. E io vi ringrazio perché veramente avete seguito in un anno, anche quest'anno molto difficile, tutte le varie, diciamo, fasi di questa stagione, belle, brutte, complicate, e quindi il vostro lavoro per noi è fondamentale, come quello di tutte le altre testate giornalistiche, social con cui noi abbiamo contatti. Con voi ovviamente noi abbiamo anche, vediamo il nostro patrocinio, quindi vi ringraziamo per il lavoro che fate, non per noi, ma per le società per quanto riguarda l'informazione e diciamo anche le giuste notizie che devono essere date. Quindi veramente grazie a tutti, grazie a voi e grazie anche ai vostri spettatori, E telespettatori. soprattutto a loro e a tutti che continuano a mandare messaggi. Come sai, noi siamo una trasmissione parlata e non urlata, crediamo sempre nei valori dello sport. Due parole in ricordo di Fausto Tognini, che te conoscevi molto bene. Ah, è veramente molto difficile per me ora ricordare un amico, perché un amico veramente diciamo che ci ha accompagnato anche in un'esperienza bellissima e sono stati 7 anni in cui noi abbiamo organizzato le finali nazionali dei campionati italiani di giovanissimi allievi, dilettanti e professionisti a Chianciano e nella Val d'Orcia e nella Val di Chiana. 7 anni in cui lui ci ha seguito come volontario, portato ovviamente da me insieme ad altri, che ha seguito le squadre, era uno degli addetti a una delle squadre. E Fausto, la sua grande dote era quella dell'essere persona per bene, solare, impegnato, amante del suo lavoro. Ecco, io lo ricordo veramente con grande affetto e direi anche con un po' di commozione. E ci tenevamo anche noi a salutarlo perché chi ha dato tanto al movimento è giusto ricordarlo nella nostra trasmissione. Grazie a Paolo Mangini, grazie al Grazie a voi. Comitato regionale della Toscana. Arriverà sicuramente la richiesta di patrocinio per la prossima stagione. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao e buon lavoro, Paolo Mangini, Ciao, ciao. presidente Lega Nazionale Dilettanti della Toscana. Marco, due parole al volo sul presidente, su queste cose delle quote. No, sono cose importanti anche perché in prima categoria è giusto
che non ci siano le quote, Maurizio. Io, anzi, detto, io, per quest'anno, perché per la quest'anno. Gente non ha capito però bene questo, è giusto anche un'altra cosa. Per quest'anno non c'è le quote, attenzione. Cioè, avevo occasione di parlarci, volevo dire se magari metteva la terna arbitrale, anche i guardalinee, ecco, in prima categoria, perché giocare senza guardaline è veramente, sì, è veramente difficile. Ecco, io ho visto delle partite anche in prima categoria, è veramente, ecco, con un arbitro solo e senza la terna arbitrale è veramente un problema. Marco, potrebbe essere una cosa che stai lanciando e che lanciamo, perché effettivamente ce n'è necessità, perché anche le prime categorie hanno fatto dei grandi passi davanti, anche dal livello proprio strutturale dei campi, per cui dover giocare ad esempio con una linea a 4 dove il fuorigioco diventa importante, ma se non hai il segnalina diventa il guardalinea diventa un problema, diventa un problema perché siamo rimasti a potrebbe tempi. Essere l'inizio di una noi innovazione. Lo lanciamo, era doveroso chiederlo, ma il sentito stava andando poi perché sicuramente doveva fare la premiazione, quindi non ho voluto allungare ovviamente i tempi.